Il Donna Fugata Resort è salvo, ma molti ettari di macchia mediterranea sono comunque andati in fumo a causa del vasto incendio che si è sviluppato ieri poco dopo le 14.30 nei pressi di Contrada Piombo. E questo è il bilancio di uno dei roghi più preoccupanti di questa stagione estiva. Sul posto, tre squadre dei vigili del fuoco, la protezione civile, diversi volontari e anche la polizia locale di Ragusa e Comiso che hanno assicurato la viabilità. Un incendio che quindi ha richiesto ore di lavoro e l'intervento di tutte le risorse disponibili al fine di allontanare le fiamme dei beni di proprietà e centri abitati. Dall'alto anche un Canadair, il cui supporto aereo si è rivelato fondamentale vista l'impossibilità in alcune zone di riuscire a domare le fiamme da terra. Inoltre le autorità locali hanno adottato una risposta coordinata e strategica per affrontare l'emergenza. Il personale DOS, direttore operazioni di spegnimento, è stato presente sul campo per supervisionare l'operazione dei due elicotteri che sono stati dispiegati per contribuire agli sforzi di spegnimento dal cielo. La presenza quindi dell'elicottero è stata fondamentale per raggiungere e affrontare punti difficilmente accessibili da terra. Attualmente si lavora sulle ultime operazioni di bonifica e soprattutto sui sopralluoghi alle strutture limitrofe che, come accennato, non sembrano avere riportato danni. Difficile invece stabilire con certezza le cause del rogo che hanno generato un'enorme colonna di fumo visibile da una vasta area della costa Iblea. Le squadre di emergenza si sono mobilitate in modo rapido e efficace per evitare che le fiamme potessero raggiungere le strutture del Donna Fugata Resort, noto e apprezzato complesso turistico della zona.